posti per rientra, proteggi via che sono guai. Fighters life, le storie del quadrato che non sai, vince solo chi non molla mai. Giù la testa, proteggi me, posti per rientra, proteggi via che sono guai. Tutto per la cintura, fino alla campana, grido lì, boom, Miami, balla fuori. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di Media Sport Channel, amici social, bentrovati ad una nuova puntata di Fighters Life, il nostro box, il nostro contenitore che si occupa di pugilato, di sport da combattimento a 360 gradi. Questa sera torna la nostra rubrica Chi l'ha visto? Abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite in collegamento Matteo Modugno. Ciao Matteo, buonasera e bentrovato. Ciao Valerio, ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato. Allora Matteo, noi ci conosciamo ormai da tanti anni e quando insomma ho pensato di riproporre una nuova puntata di Chi l'ha visto, mi sei subito venuto in mente tu. Tu che sei stato campione d'Italia, hai difeso il tuo titolo, sei dell'87, quindi una carriera che ti aveva portato dopo appena 9 match a sfidare Paolo Vidos nell'ultimo incontro della carriera, vittoria di prestigio contro un grandissimo del nostro sport, 3 difese del campionato nazionale. Poi quando diciamo la tua carriera doveva prendere una consistenza internazionale, sul più bello sei sparito, diciamo, dai radar del pugilato italiano. Innanzitutto, benvenuto. Grazie. Sì, come giustamente detto, io, avendo cominciato molto tardi a praticare questo sport, perché la prima volta che sono entrato in palestra avevo 19 anni, ho dovuto, diciamo, bruciare un po' le tappe. E, diciamo, le cose sono andate abbastanza bene sin dall'inizio. Sono stato convocato in nazionale dopo i miei secondi campionati italiani assoluti. Ho fatto questa piccola parentesi all'interno della nazionale che ho abbandonato praticamente subito per passare al professionismo, un po' spinto anche dal mio ex allenatore di allora, buonanima, Maurizio Zenoni, e un po' anche perché diciamo che il mio pugilato non era proprio, diciamo, perfetto per il dilettantismo, ecco. E quindi niente, sono passato professionista. Pochi incontri ho avuto la possibilità di disputare il titolo d'Italia con Paolone, con Vidoz, e da lì poi ho proseguito la mia carriera. E sì, come giustamente hai detto tu, nel momento in cui c'era la possibilità, comunque anche l'intenzione di essere lanciato a livello internazionale, mi sono ritirato per svariati motivi. Ecco, diciamo, in primis ci sono stati vari infortuni
che mi hanno portato anche a essere un po' demoralizzato perché mi sono operato la spalla 2 volte, mi sono rotto le mani, mi sarei dovuto operare anche le mani e quindi diciamo ero spesso infortunato. Poi in quel momento lì il pugilato italiano non è che godesse di come dire, Di salute, diciamo, non era in salute. Esatto. E poi ciliegina sulla torta, mi è arrivata anche la seconda figlia, quindi lì ho preso la palla al balzo e ho deciso di mollare. Ecco, diciamo che ho tirato i remi in barca, ho appeso i guantoni al chiodo e mi sono dedicato al 100% a quello che già facevo poi d'altronde, perché comunque mentre mi allenavo io già lavoravo all'epoca, perché purtroppo in Italia, come si sa, si fa fatica a campare solo di pugilato e quindi mi sono ritirato senza rimpianti e tutt'oggi sono ancora felice della scelta che ho fatto. E quando torno in palestra ad allenarmi, non da poco, cioè oltretutto da poco sono tornato in palestra ad allenarmi dopo 4 anni di stop totale dal pugilato, vabbè, il cuore batte sempre forte quando si picchia il sacco, perché comunque sia lo reputo uno degli sport più belli del mondo. Quindi diciamo che io ho preso tantissimo, ecco, diciamo che io ho più preso dal pugilato che rispetto a quello che ho dato, perché comunque sì, mi ha insegnato una disciplina, mi ha fatto crescere come uomo, come atleta, come tutto quanto, quindi io posso solo che essere grato al pugilato in generale. Allora, hai fatto un'analisi completa e di questo, ecco, ti ringrazio. Infatti, ti ho lasciato briglia sciolta. Però facciamo dei piccoli passi indietro. Allora, entri in palestra a 19 anni con Maurizio Zennoni e ovviamente un pensiero No, do. no, 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 No. io come pugile nasco all'interno della Savigliano Box da Tony Dalmasso, che era anche stato il mio allenatore di quando ero piccolino e facevo il portiere. Lui era l'allenatore dei portieri, quindi ci conoscevamo già da quando io ero un ragazzino. Ok. Mi ha trovato per strada la sera della finale dei mondiali nel 2006. Mi ha visto in evidente sovrappeso e fuori forma e quindi mi ha detto: cosa fai? Torna in palestra, vieni in palestra a me che ti metto un po' in riga, ecco, diciamo. E da lì, da quando ho varcato la porta della sua palestra per la prima volta, è nato questo amore qua per questo sport e io quindi nasco come pugile della Savigliano Box di Tony Dalmasso, che tuttora abbiamo un legame fortissimo perché anche a lui gli sono debitore, ecco, per avermi introdotto in questo mondo qua. Assolutamente hai fatto benissimo a precisare. E, ecco, no, io quello che volevo dire, hai cominciato i primi match, i primi campionati italiani, hai giustamente detto che il tuo pugilato era lontano da quelli che erano i canoni, legati al pugilato dilettantistico. Poi, per i pochissimi che non ti conoscono, possiamo anche dire che tu eri un peso massimo vero, cioè 2 metri e quanto per quanto peso, il peso forma. Guarda, all'epoca io sono 1,99 m e in peso forma combattevo sui 120-125 kg, quindi sì, era un peso massimo vero, ecco, diciamo, non c'era possibilità di scendere categoria, ecco. Assolutamente, assolutamente. Quindi è stato fatto un percorso importante con il campionato d'Italia e soprattutto, ecco, all'interno di questa parentesi pugilistica, a livello internazionale comunque hai avuto la possibilità, vivendo 2 anni in Inghilterra, di allenarti in un contesto di grandi campioni, sia a livello continentale che a livello mondiale, e soprattutto hai fatto dei training camp con dei grandissimi campioni dell'Universal Box, cioè nomi del calibro di Anthony Joshua e Vitali Klitschko. Esatto, sì, ho avuto la fortuna di ritrovarmi a sostenere, a effettuare questi 2 training camp, prima con
con Vladimir Klitschko in Austria, all'interno di questo hotel dove lui si allenava e effettuava le preparazioni. E, oltretutto, in quel training camp mi sono ritrovato, avevo come compagno, diciamo, che era lì a fare la stessa mia cosa, anche Filip Ergovic, il croato che, diciamo, adesso poi sta proseguendo la sua carriera. E sì, no, ho avuto quella fortuna lì che mi ha fatto crescere tantissimo e soprattutto mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che cos'era necessario per riuscire a raggiungere quei livelli lì e per poter starci anche, ecco, diciamo. E non nascondo che l'aver fatto quelle esperienze lì mi hanno fatto anche poi, mi hanno portato poi alla decisione di abbandonare il pugilato, perché potrà essere una mia mancanza o la gente può pensare quello che vuole, comunque sia, cioè, per arrivare a quei livelli lì la boxe deve essere la priorità su tutto, anche sulla famiglia. E quindi quando mi sono reso conto di questa cosa ho cominciato a fare due calcoli e io sinceramente non ero disposto a sacrificare la famiglia per il pugilato. Già i 2 anni passati in Inghilterra sono stati duri perché comunque mia moglie era qui a Milano, all'epoca avevo solo il bimbo grande che era piccolino e il mio primo figlio era piccolino e quindi viaggiava tanto ma non stavo tanto tempo con la famiglia. E quella cosa lì mi ha fatto riflettere molto e mi ha portato appunto poi alla decisione anche di dedicarmi a tempo pieno alla famiglia e di accantonare, diciamo, il sogno del pugilato. Però sì, sicuramente ho fatto più esperienze formative. Ok, innanzitutto hai fatto bene a specificare che non era Vitaly, ma era Vladimir. Giustamente il training camp era con lui. E no, stranamente, ecco, la mia domanda è: in questo caso, facendo dei training camp con dei grandissimi campioni, tu ovviamente non hai visto il bicchiere in questo caso mezzo pieno, ossia l'occasione per poter prendere la rincorsa, ma bensì che. Come giustamente hai detto tu, il pugilato non è un gioco, il pugilato si deve fare a 360 gradi, 365 giorni l'anno. In quel caso hai fatto la scelta della famiglia, hai scelto insomma insomma, di stare vicino ai tuoi cari, di prendere un altro tipo di strada, ma come cioè. Stando insieme a questi grandi campioni tutti i giorni in palestra, facendo i guanti, pensi che avendo fatto la scelta opposta, quindi magari sacrificare un pochino di più la famiglia e rimanere nel contesto del pugilato in quel livello, magari facendo anche una scelta di vita di rimanere in Inghilterra in un contesto professionale a 360 gradi, potevi starci avendoti potuto misurare? Con dei grandissimi che poi hanno vinto tutto nel Certo, pugilato allora, mondiale. adesso io sono cascato in due training camp di due pugili che non solo sono arrivati ad essere campioni del mondo, ma hanno dominato la scena per tantissimo tempo. Klitschko ancora di più perché hanno creato un impero lui e suo fratello che nessuno gli ha tolto per tantissimi anni. Anche Joshua è stato, come dire, ha dominato la categoria per tantissimo tempo. Devo essere sincero, allora, da lì a dire, sì, potevo diventare campione del mondo, non ho questa, come dire, non ho questa sfrontatezza da dire, ok, sono certo di andare lì e vincere, perché poi si sa, soprattutto nei pesi massimi, ogni incontro ha una storia a sé. C'è la serata sì, c'è la serata no, c'è il colpo di fortuna, ci sono tante variabili. Sicuramente avrei potuto comunque competere a quei livelli lì, con una giusta preparazione, con un giusto percorso, con diciamo anche dei buoni manager, ecco, diciamo, se, ci vogliono tutti i pianeti allineati, diciamo, per arrivare a quei livelli lì.
oltre che la bravura del pugile stesso. Quindi sì, secondo me sì, avrei potuto competere a quei livelli lì. Adesso poi da lì a dire ero un pugile da livello mondiale, non lo so, non ne sono neanche così sicuro, perché poi io sono partito anche a fare una carriera con un handicap che è stato quello di partire a 19 anni ad allenarmi per la prima volta in vita mia, partendo da un peso di 170 kg. Quindi io prima ho dovuto portare il mio corpo ad avere, diciamo, una forma fisica normale. Da lì ho cominciato a costruire l'atleta. Questa cosa qua mi ha portato sempre grandi infortuni, delle grandi infiammazioni a tutti quanti i tendini, i legamenti, perché io ho sempre lavorato sotto sforzo col mio fisico e quindi ero spesso rotto. E poi il destino, con i se e con i ma, si possono dire e fare tante cose, però ecco, non, secondo me qualche incontro titolato a livello europeo, mondiale, l'avrei potuto disputare. Da lì a dire sì, ero certo di vincerlo, non lo posso dire. Ecco, non me lo so affermare. E qualche incontro a livello europeo, mondiale, nella categoria pesi massimi, sicuramente ti avrebbero portato parecchi soldini, caro Matteo, e non lo sappiamo bene. Allora, sì, perché la mia è la categoria regina, quindi sì, girano, diciamo, abbastanza soldini, perlomeno magari non da metterti a posto per tutta la vita, però comunque sia, cioè, per permetterti di concentrarti al 100%, avere il focus solo sulla carriera, sì, perché poi girano abbastanza soldi nei pesi massimi. Allora, dai, siamo nelle ultime due riprese di questa nostra intervista. Prima ripresa, o anzi, penultima ripresa. In un futuro riusciremo a vederti quantomeno nel pugilato, magari non sul ring, ma sotto il ring, che ne so, facendo il maestro, Difficile. mettendo a disposizione la tua esperienza per i ragazzi in palestra? Guarda, è difficile perché oltretutto io ho passato un momento nel 2000, fine 2019, subito dopo il ritiro, poco prima che scoppiasse la pandemia, io stavo per aprire una palestra. Fortunatamente non è andato a buon fine perché non ci sono stati presupposti, diciamo, per poterla aprire, perché poi con la pandemia sarebbe stato un disastro. Però mi riconosco sempre meno nel pugilato di oggi, ma soprattutto a quello a livello dilettantistico, perché le voci che mi giungono, perché io ormai sono fuori da tutto quanto, cioè. Vedo, poi non parlo per tutti, non voglio generalizzare, però vedo sempre molto più anche da parte delle palestre uno scopo di lucro e basta. Cioè, mi è venuta un po' a mancare la passione dei maestri di una volta. Io ho avuto la fortuna di conoscere dei maestri lungo il mio percorso, appunto, a partire da Toni Dalmasso, poi Zenoni, ma poi anche tantissimi altri maestri che ho conosciuto in giro per l'Italia durante gli incontri, dove vedevo proprio la passione negli occhi degli allenatori e l'amore nei confronti dei propri pugili, cioè ci tenevano, li crescevano come dei figli. Adesso vedo tutto un po' un rapporto più a livello di business: questa è la palestra, io ti faccio il corso, vieni qua, poi se sfondi o meno. Staremo a vedere, ecco, non c'è più la voglia di fare anche sacrifici da parte di tanti maestri. Poi ripeto, non tutti, perché sicuramente tanti ci mettono ancora il cuore, però non mi ci vedo in quell'ambiente lì. Anche se io rimango sempre affascinato, ogni volta che vedo un incontro, li seguo in televisione, quando capita, però ecco, cioè, il cuore batte sempre forte, però ecco, non mi vedo a far parte di quel mondo lì. Allora, almeno spero di rivederti a bordo ring in qualche bell'evento, perché no? Guarda, quello sì, se capita l'occasione, sì, adesso sto uscendo un po' fuori dal tunnel perché con i figli, adesso c'è la mia piccolina, io ho un bimbo grande di 8 anni e una piccolina di 3, quindi stiamo uscendo un po' fuori dal tunnel dove stiamo ricominciando io e mia moglie a avere di nuovo una vita un po' sociale, ecco, perché con i bimbi piccoli si fa sempre un po' fatica, quindi quello sicuramente mi capiterà di ritrovarmi a bordo ring a vedere qualche evento dal vivo. Dai, ultima ripresa, siamo vicini al
Al gong finale, Matteo, non posso non farti una domanda sui pesi massimi sulla categoria regina a livello nazionale. Per quanto concerne il campionato d'Italia, ci sono stati dei pugili che si sono alternati, l'ultimo, Edoardo Giustini, che oltretutto non era un vero peso massimo da un punto di vista Certo. fisico, anzi ha vinto la cintura e poi ha deciso di migrare verso la categoria cruiser massimi leggeri proprio perché non era un vero peso massimo naturale, diciamo, da un punto di vista proprio di struttura fisica. Però ecco, una domanda voglio fartela per Guido Vianello, che invece ha una struttura da peso massimo. Ha un management internazionale importante, essendo sotto contratto con la Top Rank di Bob Arum, e sta facendo la sua carriera, soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove si sta provando ad inserirlo in un contesto, di campioni. Come vedi Esatto. questo, come vedi, ecco, diciamo, sia il livello nazionale, quindi con i ragazzi che competono o competeranno per il campionato d'Italia, e poi ovviamente un pensiero su Guido Vianello che invece sta facendo il suo percorso a livello internazionale. Ma guarda, io Guido l'ho conosciuto in nazionale, oltre ad essere un bravissimo ragazzo anche, cioè, è un ottimo atleta, proprio io parlo a livello di a 360 gradi, non come pugile, quindi c'è, i numeri per fare bene li ha, ha un buon management alle spalle, e non dimentichiamoci che è in una piazza complicata, perché comunque sia, per quanto può essere producente essere in un mondo dove il pugilato va forte, allo stesso tempo vieni messo a dura prova, molto prima. A partire sin dagli allenamenti, perché all'estero c'è questa cosa che comunque anche gli sparring, sia in America che in Inghilterra, da quello che ho potuto vedere, cioè ogni super sparring è come se fosse un mondiale, quindi cioè, ti formano molto, molto bene nella Guarda, fattispecie. ti interrompo un attimo e poi riprendi subito il filo perché su questa cosa, ecco, volevo dare un pensiero personale, una testimonianza, parlando con Poli Malignaggi, che saluto, un mio carissimo amico, mi diceva proprio questo, cioè all'interno delle palestre, soprattutto, ecco, lui si allenava spesso alla Gleason's Gym, ogni seduta di sparring era veramente un incontro valevole per il mondiale. E quindi si faceva molta selezione già in palestra, ma questo a mio avviso era anche propedeutico poi per quando si saliva sul ring perché eri molto più preparato. Anzi, in questo caso vorrei che i maestri che ci seguono e i ragazzi, i pugili che ci seguono, ecco, prendessero in considerazione il fatto che mettersi a dura prova all'interno della palestra, facendo i guanti, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, non può che fare bene anche per la carriera da pro. Scusami se ti ho interrotto e procedi col tuo pensiero, Matteo. Hai fatto un'osservazione giustissima. E comunque sia, io credo che Guido può andare avanti, e poi, come in tutte le cose, io credo che ci sia una componente fondamentale nella vita, nello sport, nel lavoro, in qualsiasi ambito, che è la fortuna, perché ci vuole anche la fortuna. Quindi non posso che augurargli un grande in bocca al lupo e sperare che vada per il meglio. Poi ripeto, da lì arrivare ai vertici non è semplice, altrimenti ci arriverebbero in tanti, in molti, ecco. Quindi, però, diciamo che ha gli strumenti per poterci arrivare, e questa cosa qua la deve sfruttare, ma non credo neanche che ci sia bisogno di dirlo, perché da quello che ho conosciuto, per quel poco che ho conosciuto Guido, mi sembra una persona seria e professionale, quindi può solo che fare bene. E ovviamente anche noi di Fighters Life ci uniamo al tuo in bocca al lupo a Guido Vianello. Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, caro Matteo, e grazie per averci, insomma, regalato la tua storia.
Grazie a voi d'avermi invitato. Ci terrei solo a fare un piccolo pensiero in questo momento per Daniele Scardina e augurare anche a lui una buona e celere guarigione da questa brutta disgrazia che gli è capitata. Assolutamente un pensiero e una preghiera per Daniele, tutti quanti lo stiamo aspettando, al di là di quello che è il pugilato, è un ragazzo meraviglioso, una persona umile, un amico, e quindi gli siamo vicini in questo momento, non vediamo l'ora che possa tornare tra noi, glielo auguriamo con tutto il cuore, ma lui è un leone e so sicuro che sta lottando con le unghie, con i denti e col cuore, con l'anima, ci sta mettendo tutto se stesso. Quindi, forza Daniele, siamo tutti con te. Grazie ancora Matteo Modugno. Grazie a voi, un abbraccio a tutti quanti. E grazie a voi amici di Fighters Life che ci avete seguito in questa puntata. Ovviamente vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo sempre di stare con noi, vi ricordo sempre di seguirci, vi ricordo sempre di sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.